Buonasera a tutti, buona domenica. Vediamo chi è in diretta con me. Buona domenica di carnevale. Oggi ci siamo sbizzarriti a preparare lasagne. È vero, tante tante cose buone, soprattutto fritto, perché carnevale è grasso e fritto. Allora, vediamo se arriva la notifica. Così io vi seguo, come sempre, dall'altro telefono. Vediamo chi è con me. Vediamo. Ecco qua, ci siamo. Buonasera Maria. Oh, allora, vediamo un pochetto chi è con me, vediamo se ci sono persone in diretta. Buonasera Giovanna. Vincenzo Mattero, buonasera Giovanna. Vediamo chi c'è più qui con noi. Allora, dicevo, buona domenica di carnevale a tutti. Faremo un dolcino di carnevale e questo non può mancare sulle nostre tavole, vero? Sono i ravioli dolci di carnevale che possono essere sia preparati, insomma, e cotti in forno, sia fritti. Noi li andremo a friggere perché a noi il carnevale fritto ci piace, no? Allora, vediamo chi è con noi. Allora, io indosserò il grembiulino e iniziamo a preparare il ripieno. Il ripieno io lo farò con ricotta, che ho qui, un quarto di ricotta. Poi andiamo ad aggiungere 200 g di zucchero semolato. Ecco, noi iniziamo a toglierci anche le cosette. Mescoliamo. Voi la crema la potete sempre preparare anche molto molto prima e anche il giorno prima, vero? Lo diciamo sempre. Allora, Giuseppe, buonasera. Elena Arno, buonasera. Andiamo, che cosa, come la andiamo a aromatizzare? Questa volta prendiamo degli arance dei nostri giardini e grattugiamo la buccia. Quindi andiamo ad aromatizzarla all'arancia. Ricotta all'arancia. Teresa, Fabrizio, Noel, Salvatore. Stasera vi vedo e vi leggo. Allora, quindi andiamo a mettere abbondante buccia di arancia. Arancia sempre nei nostri giardini, visto che comunque è il periodo adesso, vero? Allora, vediamo anche l'altra arancia. Quindi la crema, questa qui, la potete anche preparare in anticipo, che forse è meglio. Così si aromatizza ancora meglio. Vediamo se c'è. Ecco, c'è anche Liliana. Laura, chiedo scusa se non riesco sempre a salutarvi tutti. Togliamo queste di mezzo e andiamo a mescolare. Quindi, ricotta aromatizzata, la lasciamo un attimo qui. Passiamo all'impasto. Questa volta una sfoglia la faremo sempre molto veloce. Allora, due uova intere. Carmela, buonasera. Giulia, Maria Pia, 50 ml di olio, una vanillina in polvere e andiamo a mettere. Caterina, ciao. Giuseppe, buonasera, prof. E andiamo a mescolare. Condividete la diretta, mi raccomando. 150 di zucchero semolato e mescoliamo. Vediamo, Marcello Mottura, buonasera. Dopodiché aggiungiamo mezzo cucchiaino di bicarbonato e mescoliamo. Lisa, Vita. Ciao Pompea, buonasera. Ecco, mi leggo di qua. Mescoliamo e a questo punto andiamo ad aggiungere la farina 00 poco per volta, sempre con il mio bicchiere dosatore, 150 grammi e mescoliamo. Mariangela, ciao bella. Anna Maria, buonasera. Stiamo preparando i ravioli dolci di carnevale, Anna Maria. Buonasera, Giovanna. Allora, mi raccomando, io vi avevo detto delle lezioni. Vi ricordate? La volta scorsa ho anche messo il post nelle storie. Molti hanno aderito.
mi raccomando, ancora c'è qualche posto per chi volesse partecipare alla lezione in omaggio, come prima lezione di corso di cucina base, mi raccomando, contattatemi in privato. Allora, altri 150 e stiamo a 300, ma dopo ve ne parlerò meglio quando passiamo alla frittura. Allora, andiamo di mani e dobbiamo formare un panetto compatto, liscio e omogeneo. Pina, Maria Grazia Zumo, Antonio Maria, buonasera, Luisa, ciao tesoro, Chiara da Ischia, è vero? Come sempre, no, non faccio il migliaccio, no, non lo faccio il migliaccio questa volta, lo sai, bella, lo vorrei fare però, ma c'è ancora tempo, vero? Vita, Teresa, mi raccomando, condividete la diretta, portiamo il panetto sul piano di lavoro, questo non ci servirà più, quindi lo togliamo. Pochetto di farina per non farla attaccare e andiamo a lavorare un pochetto. Ciao Rocco, Antonella, e facciamo asciugare l'impasto con il resto della farina che è qui sul piano di lavoro. Allora, poi stendiamo il nostro panetto con il mattarello. Prendiamone una metà, mettiamo un pochetto di farina, andiamo a stendere in una sfoglia non troppo sottile sottile, guardate com'è morbida. Allora, togliamo questo dipartimento, vediamo se c'è Elio, se c'è Mario, con un coppa pasta piccino, da 6, ritagliamo dei cerchietti. Vedete? Togliamo l'eccesso di sfoglia. Ecco qua. E mettiamo un po' di crema ricotta verso la metà della sfoglia, dei cerchietti. Va bene? Salvatore, buonasera. Fiorella, ben trovata a te. Facciamo i ravioli dolci di carnevale con la ricotta aromatizzata all'arancia. Facciamo così, potete metterci anche le goccine di cioccolato, se voi volete. Chiudete bene bene, mettiamo un pochetto sempre di farina, sigilliamo bene bene, chiudiamo e diamo forma ai ravioli, magari con i lembi della forchetta. Chiudiamo, sigilliamo, Ecco qua, io me ne farò vedere qualcuno perché poi andiamo a friggere, va bene? Vi farò vedere anche la cottura come veloce. Chiudiamo bene bene e sigilliamo. Vediamo Teresa, vediamo se c'è Teresa. Chiara, che bontà, sì tesoro. Prendiamo un piccolo tagliere, lo spargiamo con un po' di farina e appoggiamoci su i nostri ravioli. Va bene, voi potete farli anche più grandi, se volete. Teresa, Mario, veloce veloce, stavolta sono piccini, Mario, sono piccoli, sono di 6 cm, quindi sono piccini piccini i ravioli, Allora stendiamo il resto. Allora, molti di voi mi hanno chiesto la ricetta del babà. Avete visto? Stamattina ho postato solo la foto, perché la ricetta non l'ho ancora preparata, perché in realtà vi ho preparato il video, quindi vi ho fatto una video ricetta, va bene? Che voglio farvi vedere tutto il procedimento passo passo. Quindi non ho avuto il tempo di montare il video. Domani spero di farcelo, oppure stasera, se riesco sul tardi, vi monto il video e vi faccio vedere tutta la ricetta del procedimento del babà, che poi è semplicissima. Davvero semplice, semplice. Ciao Yvonne! Ilaria, grazie. Chiara, dimmi, una volta veniamo a Procida e facciamo una diretta insieme. Quando vuoi, Chiara, vieni. Vieni quando vuoi, magari vieni qui a casa mia, ci facciamo
una bella ricettina, una diretta, e tu fai l'assaggiatore ufficiale, vero? Che non di parte, ma come un'amica, una nostra amica, è vero? Quando vuoi, Chiara. Allora, io ne faccio altri due, poi il resto proseguo io a farli da sola. Chiudiamo. Chiudiamo bene bene. Questi potete farcirli anche con crema pasticcera, con Nutella, con confetture varie. Se avete visto da poco anche nelle storie, ho preparato la confettura furba che trovate anche sul mio libro. Sul mio libro di cucina, Cucina con Michela, Cucina con il Sorriso, che è semplicissima da fare e si mantiene in frigo, conservata nei contenitori chiusi per bene, anche una settimana. Io l'ho fatta l'altra volta agli agrumi, quindi potete anche farcire con una sorta di marmellata che fate voi se avete molti agrumi, perché ripeto, adesso è il periodo degli agrumi, quindi ce ne sono in abbondanza e possiamo sfruttare quelli. Ciao Penelope, che bel nome Penelope. Ciao signor Nunzio. Nunzio, buonasera. Penelope, che bel nome Penelope. Ciao cara, sei entrata adesso. Stiamo facendo i ravioli di carnevale dolci. Mettiamo un pochetto di farina così non si attacca e stendiamo la sfoglia. Eccola qua. Stendiamo. Adesso però ne facciamo solo qualche d'un altro, giusto perché poi volevo fare il vassoietto, eh? Allora, vediamo. Facciamo così. Ne facciamo solo questi qua, consumiamo questa qui. Allora, domani, quindi, se riesco, anzi stasera, forse meglio stasera, facciamo, vi faccio il video del babà, che poi potete, io ne ho fatti quelli piccini, però poi voi potete anche farne uno grande, nello stampo grande, proprio quello per il babà, se voi volete. Quindi voglio dire, potete fare l'uno e l'altro, sia i piccini che i grandi. Vediamo se c'è, allora chi ci sta più, vediamo, Anna, buonasera Anna. Anna Savona, vediamo se c'è. Elio stasera non c'è. Come ha salutato non l'ho visto. Allora, vediamo. Chi è che ha visto la ricetta del babà? Fatemi vedere. L'avete vista? No, la ricetta, la foto del babà. L'avete vista? Allora, inquadriamo questi qui. Allora, il resto dopo me lo faccio io. Ciao Maria! Adesso accendiamo l'olio di semi di girasole e vi porto con me, Maria, prendiamo la luce piano piano a mano, vi porto con me a friggere. Ecco qua, vedete, c'è l'olio di semi di girasole, dopo mi finisco io di, mi pulisco un attimo le mani, ok. E Maria ha anche un piatto a mano, un piatto quello mio, l'ho dimenticato dentro. Allora, mi ripulisco un attimo le mani e sono subito da voi. Vediamo, cosa dicono? Chi è che sta scrivendo? Elena, fammi sentire. Chi sta scrivendo? Allora, mi ripulisco le mani. Nessuno? Va bene, prendo io. Eccomi, sono qui. Allora, ciao Michela, hai visto? Anche tu Teresa, l'hai vista la ricetta, vero? Allora, mi ripulisco un attimo le mani. Allora, che cosa volevo dire? Ecco, adesso che abbiamo la possibilità di friggere quello più grande, c'è Maria? Riesci a prenderlo? Piano piano? Ah sì, prendi. Allora, il 28 di febbraio, già l'ho detto la volta scorsa, partiranno queste lezioni di cucina base con me e in tanti mi avete scritto in privato e quindi organizziamo dei gruppetti massimo di 5-6 persone. Ovviamente però per le informazioni, il numero e tante cose, perché formeremo un gruppo WhatsApp, così possiamo fare una bella video e farvi vedere come prima lezione gratuita che vi ho detto, quindi affrettatevi perché i posti sono già limitati.
faremo delle creme, grazie Maria, per farcire, si aggrusta delle creme furbe per farcire crostate, creme, torte, quindi chi vuole partecipare mi può contattare in privato, va bene? Ovviamente il corso ha inizio, la prima lezione è gratuita in omaggio per voi, per i miei tesorucci, come dico sempre, e si terrà il giorno 28 di febbraio, va bene? Quindi messaggiatemi in privato. Ciao Santina! Allora, Vita, vediamo un po' se è pronto. Maria, saluta, che ti salutano. Ciao. Vediamo. Inizia a sfrigolare, quindi è pronto l'olio. Ecco qua, iniziamo a mettere. Vediamo. Piano piano. Ecco qua, e iniziamo a cuocere poco per volta. Poco per volta. Ecco qua. Allora, vediamo. Ciao Rita! Io vi vedo sempre dall'altra parte. Allora, poi che cosa vogliamo dire più? Mi raccomando, anche il canale YouTube, perché anche lì posterò, voi sapete, io posto le ricette e quindi vado a mettere anche lì le video. La video ricetta, che è quindi più completa, e riuscite quindi a seguire meglio anche quello che riesco a fare. Allora, vediamo questi ravioli, dicevo, potete sia cuocerli in questo modo, quindi friggerli, potete allo stesso modo metterli in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per una 15-20 minuti da controllare, e per chi volesse ancora affrettare e fare ancora più velocemente, nella friggitrice ad aria a 200 gradi, sempre per 15 minuti. Ogni tanto ovviamente aprite il cestello e girate i ravioli. Allora, ho messo solo semplicemente un mezzo cucchiaino, avete visto, di bicarbonato. Elio, ci sei? Eccoti, un abbraccio a te, a tutta Caserta. Mi sembrava strano che non c'eri. Poi potete anche farli più grandi, potete anche farli più grandicelli, potete farli, che ne so, quadrati se vi piacciono, anziché così, date fuori la forma che volete. Io preferisco farli in questo modo. Ciao Manuela, Martina, grazie tesoro. Un abbraccio a tutti voi. Vedete come si gonfiano in cottura? Poco, ma si gonfiano, vedete? Quindi, grazie Martina, un abbraccio. Allora, vediamo, in quanti avete preparato queste chiacchiere, queste, ecco, che è uno poi dei dolci più conosciuti, diciamo, che c'è chi li chiama frappe, chi li chiama bugie, noi qui le chiamiamo chiacchiere. Va bene, noi già di chiacchiere ne facciamo tanto, almeno io dalla mattina alla sera ne faccio tante. Il primo è pronto. Guardate. Primo è pronto. Andiamo a mano a togliere anche gli altri. Facciamoli cuocere bene bene, dorare in entrambi i lati, mi raccomando. In olio di semi di girasole. Li togliamo piano piano, vediamo. Rosanna, ciao tesoro. Masha, anche Masha, che bel nome. Abbiamo Penelope e Masha stasera, che bello. Domani li faccio, sì Teresa. Ah, Teresa, sei stata bravissima con le ciambelle, le ho viste, brava. Posta la foto sulla pagina, almeno non le ho viste. L'altro è pronto. Vedete? L'altro calzoncello. Facciamoli asciugare bene bene. Sì, Vita, sono bellissimi e poi sono profumatissimi, anche perché la ricotta l'ho aromatizzata con l'arancia. Potete anche aromatizzare con il limone, con il mandarino, insomma con l'agrume che avete voi in casa a disposizione. Cerchiamo anche di economizzare, no? Come si suol dire, cerchiamo sempre di risparmiare e di consumare, di utilizzare quello che abbiamo nelle nostre case. Va bene? E infatti, quello che, se avete, non so, se avete mandarini in più, se avete delle arance in più che potete insomma riutilizzare, vi consiglio anche di fare
quella crema agli agrumi, oppure solo di arancia, oppure solo di mandarini, che vi ho fatto vedere nelle storie che trovate sul mio libro e che trovate anche su YouTube, su una ricetta di YouTube. Si chiama crema furba, confettura furba, ed è veramente buonissima, che possiamo farcire sia biscotti, sia crostate, possiamo farcire anche a questo punto questi ravioli. Io avevo della ricotta da consumare e quindi ho preferito mettere la ricotta. Ti sei dimenticata, Mariangela, riepiloghiamo gli ingredienti. Allora, gli ingredienti della sfoglia sono farina 00, 2 uova intere, un pizzico di sale, metà cucchiaino di bicarbonato, 50 ml di olio di semi di girasole, 150 di zucchero semolato. Ho messo una vanillina in polvere, ho impastato, quindi ho realizzato un impasto bello liscio e compatto, lo stesso col mattarello, e l'ho farcito con ricotta, zucchero, aromatizzata con buccia di abbondante buccia di arancia. Adesso ci andiamo a fare una bella spolverata di zucchero a velo. Per chi non piacesse lo zucchero a velo, possiamo metterci lo zucchero semolato, però io mi piace abbondare con lo zucchero a velo vanigliato. Elio, dimmi di lasciare o di rifargli. A proposito di martedì, che è proprio il giorno di carnevale, ho deciso, così perché voglio stare con voi anche quel giorno che è festa, farò una diretta speciale, così chiudiamo il carnevale, sempre con un dolcino di carnevale, alle 17:30. Ci anticipiamo un pochetto. Facciamo una diretta speciale, proprio una live speciale per carnevale, e faremo, vi dico solo questo, delle bisco ciambelle veramente fatte in pochissimo tempo, e possiamo chiudere così allegramente e salutandoci e trascorrendo una mezz'oretta insieme il carnevale. Quindi chiudiamo il carnevale con questa live speciale alle 17:30 martedì, mi raccomando. Ciao Ciro, buonasera. Anche a me batte lo zucchero. Sì, sulle grappe, hai ragione, sì, è vero. Ecco qui. E con questo chiudiamo. Ecco qua. Pronto? Siamo pronti. Eccole qui. Portiamole, Mary, mi sposti la luce? Aspetta, facciamo spostare un attimino la luce a Maria, piano piano. Brava Maria, ha detto anche a spostare la luce, piano Maria, piano, brava, ecco qua, eccole qua. Allora, mi giro verso di me. Allora, che dici? Ciao Antonella, non ci sei Antonella alle 17:30, mannaggia. Beh, io farò questa diretta speciale per queste bisco ciambelle al bacio, che veramente sono buonissime. Vi metterò la foto, vi ricorderò, ecco, che alle 17:30 ci sarà questa live speciale. Andiamo a mettere nel nostro piatto questi ravioli dolci. Aspettate che adesso componiamo il piatto. Ma quanto sono profumosi, guardate come sono carini. Che meraviglia! Ciao Ciro! No, in maschera no! Sapete, il carnevale è bello, è una festa allegra, però non l'ho mai preferita come... Però, insomma, chi lo fa è anche giusto che lo faccia! Bene! Allora, ecco qui, spolverizziamo con dello zucchero a velo. Aspettate! E voilà! Ciao Milena! Abbiamo finito dei ravioli fritti dolci di carnevale, e voilà, inciuciamoli con un pochetto di, ecco qua, e perché no, anche un po' di stelle filanti, vediamo se si mantiene. Non si mantiene, ti faccio mantenere, ecco qua, guardate come sono carine. E adesso ne apriamone una che è bollente. Siamo pronti? Vado? Avvicina,
Guardate com'è morbida, guardate, buonissimo, morbido e friabile. Ecco qua, guardate quanto è carino, zucchero a velo come se piovesse neve, guardate. Oh, meraviglia! Allora, eccoci qua, abbiamo terminato anche questa ricettina veloce veloce, una favola, abbiamo fatto questi ravioli dolci fritti che vi ripeto potete anche cuocerli e in friggitrice ad aria e in forno ventilato preriscaldato. Vi ricordo, per il mio libro potete sempre contattarmi in privato, così ve lo posso spedire, vi do le mie informazioni per potervi, ci mettiamo d'accordo. Per il corso di cucina base, la prima lezione gratuita per tutti voi tesorucci, per chi volesse farne parte, in diretta, ovviamente non in diretta, ma faremo una video lezione, per cui vi darò un numero di cellulare e faremo un gruppo dove 5-6 di noi possiamo interagire, possiamo lavorare insieme. E faremo come prima lezione gratuita, vi ripeto, maggio, per tutti voi, delle creme furbe per farci le torte crostate e biscotti. Va bene? Seguitemi sempre, condividete la diretta. Per chi non sapesse ancora, può seguire la pagina. C'è un piccolo tasto e una piccola scritta dove c'è scritto segui. Va bene? Quindi ci vediamo martedì, ore 17:30, per una diretta speciale di Carnevale. Faremo le biscociambelle insieme. E chiudiamo al bacio e veloce veloce una favola, il Carnevale. Va bene? Quindi ci vediamo, ciao domenica, un bacione a tutti quanti voi, grazie Maria, ciao! Ciao! Grazie alla signorina che mi riprende e un bacio a tutti quanti voi, ciao!